see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. È con grande piacere che oggi, per conto di fare tennis, intervistiamo Sandra Cecchini, best ranking 15 del WTA, e vanta vittorie contro Chris Evert, Sanchez Vicario, Gabriella Sabatini. Ciao Sandra e grazie per aver accettato l'invito di fare tennis. Ciao a tutti, grazie a voi per avermi invitato a questa bellissima conversazione. Dai. Ok, se sei pronta possiamo partire con le domande. Dai pure. Come sei arrivata al tennis, a che età e dove hai iniziato? All'età ho iniziato che avevo 10 anni, abbastanza tardi, a Cervia, a Milano Marittima, e ci sono arrivata casualmente perché forse era l'unico sport che mi mancava da praticare da quando avevo 3 anni, quindi... Qui io abito in una località turistica, e quindi sono 200 campi da tennis solo qui a Cervia, e vicino a casa mia ce n'era uno, così per ridere ho provato e da allora non ho più smesso. Quindi. Quando ti sei accorto di essere più bravo delle altre? Ma sai, accorgersi di essere più brava non ce ne si accorge mai. Io sinceramente forse il primo step è stato quello di passare le qualificazioni regionali per la Lambertenghi a Milano, e poi una volta arrivata a Milano persi in finale una sconosciuta perché non mi conosceva sinceramente nessuno, battei tutte le ragazze di interesse della federazione e dal di lì è partita la mia carriera, ma non, sinceramente non pensavo assolutamente di riuscire ad arrivare, poteva essere forse un sogno, ma neanche. Io giocavo per il piacere di giocare, quindi mi piaceva proprio il gusto di giocare, non ho mai pensato a quello che potevo fare, dove potevo arrivare. Quindi, però una volta che arrivi in finale ai campionati italiani Under 12, dopo 2 anni che giochi, magari qualche pensierino ti viene. Ci racconti quando sei diventata professionista e i problemi che hai incontrato entrando nel circuito WTA? Ma sai, io sono entrata fortunatamente nella classifica mondiale dopo aver giocato $10,000 qui in Italia, dove la federazione mi diede la wild card e li vinsi tutte e due. Quindi, tra virgolette, fortunatamente con quelle 2 vittorie dei tornei partii subito da 170 del mondo. Dopodiché io ho fatto un percorso federale facendo tutte le categorie Under 12, 14, 16, 18, la nazionale, e a compimento del 18° compleanno passai professionista. E da lì all'inizio è stato abbastanza duro, soprattutto perché non sapevo bene la lingua, e ho incominciato a girare da sola, e quindi dai, i primi tornei sono stati duri. La fortuna anche qui è stata di essere riuscita a giocare bene quasi subito tutti i tornei che ho fatto, quindi sono stata un po' agevolata per la salita della classifica. Dai. Su quali superfici ti trovavi a tuo agio e come ti adattavi sulle altre superfici? Ma sinceramente a me piaceva la terra rossa, però andando avanti nella mia carriera mi sono accorta che mi piaceva moltissimo giocare indoor supreme, quello un po' duro, un po' gommoso, ma anche cemento, però indoor. La superficie che mi piaceva meno era all'aperto sul veloce. Questa era la superficie dove io ho avuto più problemi a fare buoni risultati, soprattutto nei tornei agli US Open, a New York, a Miami, perché infastidiva molto vento, un po' l'atmosfera così. Dai, hai delle
iniziava a giocare anche sull'erba, ti dico. Però l'aperto sul veloce lo soffrivo molto. Sì. Ti piaceva quindi giocare indoor dove le condizioni erano più stabili? Esatto, sì, molto ovviamente perché giocavo piuttosto piatto, non tantissime rotazioni, quindi quando giocavamo fuori, abbiamo giocato anche col vento a 100 km orari, per me era incontrollabile, certo. Incontrollabile, non dandogli molta rotazione mi ritrovavo avere un po' di problemi, poi mentalmente veniva un gran nervoso, quindi dai, preferivo giocare mentre sulla terra non avevo questo. Avevo proprio peccato il collegamento, sta facendo i capricci. Non so. Un'altra domanda: vedendo giocare le altre, era possibile capire da che scuola provenissero? Mi senti? Sì, ora ti sento, dato via un attimo il collegamento. Ti ripeto, cose che succedono. Vedendo giocare le altre, era possibile capire da che scuola provenissero? Sai, ai miei tempi, dai, abbastanza, nel senso che noi europei eravamo abbastanza, non dico simili, però mentre... giocavano qua già allora, non dico le bombe che tirano adesso perché i materiali non lo permettevano, però giocavano molto simile alle americane e anche le europee adesso. Noi eravamo, ritengo che fossimo un pochino più dotate di tecnica. Parlo sempre della massa, poi c'era una Capriati che aveva una mano d'oro, quindi Navratilova, Chris Evert, dopo ci sono sempre... Però la maggioranza, secondo me, aveva meno sensibilità delle europee. Tu hai conosciuto la Patty Schneider? Sì, giocava ai miei tempi, sì. Che aveva un gioco tutto particolare. Molto. Lei era veramente imprevedibile. Quando giocava non si sapeva mai dove andava la sua palla. Sì, tutta particolare. Sì. Quali giocatrici ti hanno impressionato nel tuo... la tua carriera? Sinceramente impressionato, forse sono tre: Navratilova, Graf e Seles. Queste sono tre extraterrestri, secondo me. Avevano decisamente qualcosa in più delle altre. Ma sicuramente Steffi e Martina, secondo me, sono tra le giocatrici più forti nella storia del tennis femminile. Monica Seles è stata la prima a uscire a giocare Bimane, ma giocava a un livello stratosferico, aveva dei ritmi di gioco incredibili e ha messo in difficoltà tutti. Sì. E difatti mi hai introdotto nella prossima domanda, che era proprio sulle Bimani. La Seles, la Bartoli sono state numero uno giocando Bimani da entrambi i lati. Ora vi è la Xie, la ragazza di Taiwan. Credi che abbiano dei vantaggi tecnico-tattici? Sono più imprevedibili? Ma sicuramente sono imprevedibili, forse adesso un pochino meno. Quando è uscita la Seles ha creato tantissimi problemi, nel senso che cioè, noi dall'altra parte la palla arrivava immediatamente, perché arrivava subito. Grande anticipo quindi. Sì, un anticipo. Aveva un timing la Seles incredibile, cioè fantastico, la palla la metteva dove voleva, poi piano piano magari... soprattutto se uno era nella giornata migliore sua, riusciva un po', ma secondo me ci è voluto un annetto per riuscire a capire come mettere in difficoltà, e poi non ci si riusciva, perché questa aveva veramente un ritmo stratosferico. Sì. Molte campionesse sono state allenate dai genitori. Che ne pensi? Io non sono molto d'accordo in questo, però sai... È una polemica molto... attiva sui social. È una mia, allora io è un'opinione, nel senso che io ritengo che i genitori abbiano una fase importante su una giocatrice, però mi sembra giusto che la giocatrice, una volta che ha trovato il maestro, il coach, l'allenatore con cui ha un feeling speciale, così sia il maestro che debba aiutarla dentro il campo. Poi dopo
voglio dire, anche quando giocavo io, che c'era Steffi, aveva suo babbo, però suo babbo era molto manager, provava a entrare, lei ha sempre avuto dei coach. Adesso, secondo me, è diventata molto una moda, il genitore, e secondo me non è una cosa positiva. Certo. Però, il mio pensiero, ovviamente, non è polemica. Non è... Ritieni che un giocatore cresca meglio su terra o su veloce? Ma io qui ritengo che sia meglio terra, ma per un fatto fisico, nel senso che portare i ragazzini a giocare su campi veloci, il veloce crea deterioramento di articolazioni, quindi... Ci sono parecchi studi in proposito, sì sì. Esatto, cioè io preferirei magari fare la crescita del ragazzino fino allo sviluppo sulla terra, che è un pochino più dolce nelle articolazioni caviglie, ginocchia, schiena, muscolarmente, per questa situazione qui. Poi dopo, una volta che il giocatore è formato muscolarmente a posto, si può andare a giocare anche e allenarsi su veloce. Però secondo me, quando sono piccolini, può essere un problema per il dopo, che uno sul momento non lo vive, nel senso che tu stai bene, ti alleni, non, certo, non trovi... Dopo... Il logoramento si vede dopo. Sì, sì. Come giudichi il coaching in campo? Ci sono molti favorevoli, molti sfavorevoli? Dai, il discorso è questo, che quando vai e guardi le partite, comunque che ci sia in campo o no, il coach parla continuamente. Guardi fuori e comunque parlano, o con dei segni. Secondo me può anche avere il coach ai cambi di campo. La cosa che non capisco è: la donna sì, l'uomo no. Non l'ho capita questa cosa qui, perché comunque anche i ragazzi guardano, ti viene dallo sguardo al coach, anche solo per una conferma, un appoggio morale, però ti viene. Quindi, però secondo me potrebbero anche lasciarlo libero, nel senso che comunque da fuori parlano continuamente, o con segni. Io ti dico il mio punto di vista. A me, che piace molto la tecnica e la tattica, soprattutto la tattica, sentire i consigli dei coach su come risolvere quel problema è molto istruttivo. Molto. Sì, sì, per uno che è fuori, che sente, sono d'accordo, sicuramente. Sì. Futuro del tennis italiano femminile, lo vedi roseo? Poco, molto poco. A mio dispiacere, perché sono quasi, non so, ti dico 80, sono quasi 30 anni che il tennis italiano è a un livello altissimo. Mi sta che ci sia una discesa, però secondo me si poteva seminare qualcosina un pochino prima. Adesso paghiamo lo scotto del nulla, perché dopo Pennetta, Errani, Vinci, in questo momento non c'è nessuno. Speriamo pian pianino di ritirarci su e di riportare qualche giocatrice a livelli alti. Certamente. Cosa cambieresti del sistema di reclutamento delle tenniste? Fai fatica a dire cosa cambieresti. Io ai miei tempi, sinceramente, eravamo un centro federale. Secondo me si potrebbe comunque tornare, mi sembra che lo stiano facendo, perché hanno riaperto Formia per le ragazze, che era dai nostri tempi che non c'era più un centro federale. Quindi secondo me non è un buon ritornare indietro, ma è molto positiva questa situazione qui. Sbaglio o a Cesenatico c'era un bellissimo centro federale, con una bellissima struttura fissa, cemento? C'era 5 campi a struttura fissa in Supreme, bellissimi. Poi avevamo un centro stupendo, perché c'era la palestra, c'era molto bello, e c'era il centro maschile. È stato... Sì, penso di averlo visto tanti anni fa. Ma c'è ancora? Il circolo è rimasto uguale, con le stesse strutture. Adesso dovranno cambiare il tappeto, perché è usurato, però il posto è bellissimo.
veniamo a domande un pochettino più tecniche, che sono tattiche che interessano molto me. Parliamo di impugnature. Quante se ne usano? Quando si cerca un colpo particolare, si cambia solo l'esecuzione tecnica o si utilizza anche una diversa impugnatura che può agevolare quel colpo? Sai, qui è soggettivo. Io sono dell'idea che cambi le impugnature a seconda della situazione che vai a giocare, soprattutto quando succede magari in una palla corta, in una palla bassa dentro il campo, chi ha delle impugnature esasperate, per dire un back su un diritto con un'impugnatura disperata, non lo tirano su mai se è fatto bene. Quindi devi cambiare con una bella easter, poi andare lì, sta nel giocatore, però secondo me bisogna cambiarle a devenienza di quello che sta succedendo al momento, sicuramente. Esatto. Concordo pienamente. Posizione alla risposta. La si cambia in funzione dell'avversaria, visto che stiamo parlando del tennis femminile? Ma sai, io per esempio quando giocavo avevo un po', non studiato, però avevo notato che magari c'erano delle giocatrici che servivano in momenti importanti sempre dalla stessa parte. Quindi magari quella volta lì, un punto importante, chiudevi un pelino di più l'angolo dove pensavi che lei battesse. Quindi, però anche qui non è che uno si deve scoprire, perché comunque se di là c'è una persona che con l'occhio ti vede, cambia all'ultimo momento e lascia secco. Quindi lì sono situazioni che vivi al momento, anche questo, secondo me. Altra domanda, è opportuno automatizzare gli schemi di gioco? Ok, è opportuno. Secondo me il giocatore allenandosi li schematizza tutti, quando ti alleni, quindi hai comunque, parliamo di professionisti, quindi sanno comunque dove mettere la palla, sanno dove deve andare e conoscendo gli avversari hanno pochi problemi in questa situazione. Il professionista sa fare un po' tutto molto bene, quindi gli dici gioca 10 palle lì, le gioca 10 palle lì. Secondo me non c'è bisogno, perché è già una natura. Ho capito. L'hanno allenato negli allenamenti. Sicuramente. Rovescio in back, vantaggi e svantaggi. Interrompo un attimo. Io ricordo bene ancora la finale tra la Vinci e la Pennetta. Quando la Pennetta attaccava la Vinci, raramente, però lasciava partire un rovescio piatto o toppato, non si difendeva se poteva in back, segno che riteneva più efficiente in quel momento un bel colpo potente. Ma sai, il back è un'arma a doppio taglio, nel senso che se lo giochi bene, secondo me mette in difficoltà soprattutto nelle donne, se viene giocato bene per l'avversario è un problema. Il problema è che se tu non lo giochi proprio come va giocato, ti si ritorce, perché io dico sempre un back a paracadute non funziona. Cioè, il back deve essere il colpo che deve rimanere basso, possibilmente profondo, allora metti in difficoltà giocandolo incrociato, lungo linea, quello che è. Ma dal momento che è morbida e la palla non ha nessun peso, l'avversario di là ti sale sopra e non c'è. Però giocato bene, secondo me, nelle donne è efficacissimo. Questa domanda è frutto di alcune mie letture. Alcuni suggeriscono che giocare due primi di servizio può essere efficace. Che ne pensi? Magari saturiamente, non sempre. No, sono concordo. Ti dico, è una situazione che anche lì lo vivi al momento. Però tante volte, non so, non è detto che magari in un match ball, secondo me fai un po' più di fatica, però sono 40-15... Se è un punto importante, magari ci provi a tirare una seconda, soprattutto nei campi rapidi, secondo me. Esatto, campo rapido. Esatto, nel campo veloce a provarlo. Nella terra, secondo me, c'è un pochino più di difficoltà, però in campo veloce questa soluzione è fattibile. Fattibile, sì. Perfetto. Match point e servizio. Potremmo ricordare Federer con Djokovic a Wimbledon. Meglio attendere l'errore dell'avversario o forzare il gioco sapendo che l'avversario non può sbagliare?
Ma sai, lì, anche lì, la vivi nel momento in cui tu sei nel punto, nel match point, vivi il tuo stato d'animo e lì leggi quello che devi fare. Tante volte magari sei preso dalla paura e sei poco lucido, però se uno è lucido, come i top player, secondo me hanno sempre la soluzione giusta. Cioè, match point, prima palla, attacco e vado avanti. Cioè, te la puoi preparare a seconda del momento che stai vivendo. Certamente. È vero che i giocatori non amano rispondere a domande sulla loro tecnica e tattica. Secondo me è vero, ma perché non è così semplice, nel senso che uno dice sì, quella partita. Peccato che si è interrotto il collegamento. Sì, è la mia connessione che non è stabile. Sandra, una cortesia, dovresti ripetere la risposta perché purtroppo è andato via il collegamento dopo le prime parole. Allora, dopo. E no, stavamo dicendo, la domanda era, è vero che i giocatori non amano rispondere a domande sulla propria tecnica e tattica? Sì, secondo me sì, ma non per tenere nascosto o non esporsi, però. Forse perché, dai, è una cosa molto personale che tu, anche lì, secondo me, lo vivi nel momento e poi magari hanno piacere di, non so, di rispondere a altre cose, tenersi il loro bagaglio tecnico. Non lo so, dai, non credo, non lo so. Allora, Djokovic ha inserito nel suo team O'Shaughnessy, che si definisce strategist. Lo si è visto anche nel box di Berrettini agli US Open. Ritiene che un giocatore necessiti di un aiuto esterno per valutare il proprio gioco e quello degli avversari? Aspetta che ti ho perso. Sai, necessita. Adesso ci sono un sacco di figure che girano attorno a questi giocatori. Secondo me un allenatore, un coach in gamba può comunque fare questa, aiutare il suo ragazzo, la sua giocatrice, il suo giocatore a risolvere queste problematiche. Magari più è un mental coach che può aiutare al di fuori dell'allenatore, però l'allenatore, se è bravo e preparato, può tranquillamente avere questo ruolo, eh? Bene Sandra, era l'ultima domanda. Perfetto. Sì. Ero molto stressato da questa intervista, anche se è registrata. Grazie Sandra per aver partecipato, sono sicuro che gli amici di Fare Tennis apprezzeranno. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself.